Taranto è davvero la pattumiera industriale di Taranto. Taranto come Chernobyl. Non è la mia così un'affermazione campata in aria, un'affermazione che vuole gettare orrore, vuole creare terrore, ma è un'affermazione estremamente veritiera, perché basti considerare il quadro della realtà ionica, i complessi, i mostri industriali, giganti industriali, mostruosi, che insistono sul nostro territorio per farci una idea. Beh, signori cari, nel momento in cui noi abbiamo a Taranto l'Ilva e stiamo vedendo quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore, dovrei dire, abbiamo l'ENI. Quindi anche c'è tutto quel discorso relativo a Tempa Rossa. Abbiamo la presenza pericolosissima ma spesso sottovalutata della Cementir. Abbiamo le varie discariche con rifiuti pericolosi. Taranto è diventata la pattumiera perché raccoglie questi rifiuti provenienti anche dalla Campania. Abbiamo gli inquinamenti prodotti dalla Marina Militare. Insomma, come vi starete rendendo conto, c'è di tutto di più. E ci mancava solo l'ennesimo colpo, quello che si sta organizzando, perché poi quando si deve dare, deve essere inferto il colpo mortale, lo si fa in silenzio. Lo si fa in sordina e all'improvviso ti trovi il provvedimento governativo, ti trovi con le mani legate e non puoi fare più nulla, ti trovi fregato. Questa è la realtà. Infatti, andiamo alla denuncia, il Ministero appunto per lo sviluppo economico, appunto retto da Carlo Calenda, sta preparando un altro piattino, un altro regalo per Taranto. I pozzi di Corleto Perticara inizieranno tra qualche mese a estrarre petrolio. Una produzione che a regime arriverà a 50.000 barili al giorno e che inizialmente non dovrebbe superare i 30.000. Qual è la fregatura per Taranto? Che il greggio dovrebbe essere raffinato proprio negli impianti di Taranto. In buona sostanza, si è fatto tanto. Si è cercato in ogni modo, tanto che l'intervento risulta al momento bloccato, si è fatto tanto per bloccare Tempa Rossa e quindi lo stoccaggio del greggio, ma il governo, siccome ritiene Taranto una pattumiera, dice: beh, a questo punto noi autorizzeremo la raffinazione del greggio negli stabilimenti di Taranto. Come hanno avuto modo di dire alcuni miei colleghi in un articolo davvero interessante della Ringhiera, le vie del petrolio sono infinite. E quindi, visto che Taranto non potrà essere usata come punto di stoccaggio e di imbarco, Total, Shell, Mitsui e Eni si stanno accordando per raffinare il greggio negli impianti di Taranto e in questa ottica è stata inoltrata la pratica, l'autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Ministero dello Sviluppo Economico che credo non esiterà a dare l'ok, perché appunto, lo abbiamo detto ripetutamente, Taranto è stata condannata ad essere la pattumiera d'Italia e quindi, in quanto tale, in quanto pattumiera industriale d'Italia, è giusto, secondo oramai questa ottica, che noi dobbiamo raccogliere di tutto. E quindi a Taranto
questo petrolio che verrà estratto verrà molto probabilmente raffinato appunto negli impianti di Taranto. Questa raffinazione potrebbe avvenire dopo l'estate, dopo che gli impianti tarantini si saranno adeguati, avranno avuto un periodo di adeguamento. Questi impianti che ricordiamo già raffinano il petrolio proveniente dalla Val d'Agri. Come dire, piove sul bagnato. Questo è l'aspetto più inquietante. Ed è inquietante perché questa raffinazione del greggio avverrebbe negli impianti di Taranto che proprio nei giorni scorsi, ma non solo nei giorni scorsi, sono andati in blocco e avete visto la conseguenza, il fumo nero, lo spargimento di fumo nero su tutta la città. Un fumo nero di morte, dico io, la fumata nera, come si suol dire. Beh, davvero credo che sia assurdo che Taranto debba subire quest'ulteriore schiaffo, questa ulteriore umiliazione, questo attentato alla vita, al diritto alla vita, al diritto di vivere. Beh, si comprende più che chiaramente che c'è un piano stabilito, un disegno preordinato a far sì che a Taranto si svolgano le attività industriali più pericolose e più rischiose, più perniciose per la salute, per la pubblica incolumità. Taranto, terra di conquista, ecco perché poi dico allora fanno bene Emiliano e Melucci a battersi contro il decreto del governo che approva il piano ambientale. E che dire? Dov'è la classe politica? Dove sono i consiglieri regionali? Dove sono i nostri parlamentari? Questo è l'assurdo, questa è l'amarezza più grossa. Forse sta subentrando la rassegnazione. E sarebbe opportuno che questa denuncia, questa anteprima, questo pericolo che si sta paventando circa la raffinazione, l'ulteriore raffinazione che potrebbe avvenire dalla prossima estate nella raffineria di Taranto, negli stabilimenti di Taranto, per la raffinazione del greggio proveniente dai pozzi di Corleto Perticara, ecco, questa avvisaglia, questa spia sarebbe opportuno che venisse accolta subito, perché poi sarà troppo tardi, poi verremo messi con le spalle al muro e la frittata sarà bella e pronta. Allora, se è vero, come risulta, che è stata presentata pratica all'esame del Ministero dello Sviluppo Economico, beh, bombardiamo, tra virgolette, il Ministero dello Sviluppo Economico di osservazioni, di opposizioni a questa infausta e mortale decisione. Non vogliamo morire, non vogliamo che i nostri figli diventino gli abitanti della pattumiera assassina d'Italia. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.